Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay è una mod di un gioco che ha fatto storia. Doom 3. La mod in questione si chiama Dungeon Doom. Se pensate che questa mod sia, come lo è stato Oblige per Doom 2, solo un sistema per creare livelli casuali, vi sbagliate, è molto di più. Per iniziare la recensione, vediamo subito la versione base di questa mod. La modalità sfida. Una volta selezionata questa modalità di gioco, potrete scegliere fra 5 sfide veloci in difficoltà crescente, ognuna composta da 4 livelli di dungeon da superare per vincere. Nei menu successivi potrete scegliere la difficoltà della partita, la razza, la classe e le caratteristiche del personaggio da utilizzare, così come le sue abilità e il suo equipaggiamento che potrete acquistare con l'oro fornito ad inizio partita. Già da questa schermata si può notare una prima differenza con Oblige, la forte natura RPG della mod. Questo gioco infatti prende palese spunto da Diablo e questo sarà ancora più evidente giocando nella modalità avventura che vedremo dopo. In questa modalità analizzeremo la classe più semplice, il combattente, che non è altro che il classico soldato di Doom 3. Eccoci nel dungeon. La prima cosa da fare per illuminare la nostra via è accendere una torcia premendo il tasto col numero 3. Per passare poi dal menu degli oggetti a quello delle armi è sufficiente premere il tasto F. Una volta lì, i comandi sono gli stessi di Doom 3 e di tutti gli altri FPS di questa terra. Ripremendo il tasto F, potremo tornare al menu degli oggetti, ad esempio per curarci con le pozioni. Come potete vedere, Dungeon Doom è caratterizzato nei suoi dungeon da uno dei migliori punti di forza del gioco da cui deriva: la sua natura horror. Uno infatti dei pregi di questa mod è il fatto che l'oscurità che aleggia negli ambienti tipica di questo gioco si fonde perfettamente con la generazione procedurale dei livelli, dando un senso di tensione unico ad ogni partita. Questa mod del 2005 ha in qualche modo anticipato di molto un gioco che ho già recensito, Phantasmal. A complicare ancora le cose, i dungeon sono imbottiti di trappole poco visibili, come quella confondente che avevo calpestato prima. Unico rimpianto che da questo frangente ho è la torcia originale di Doom 3. Usare quella probabilmente avrebbe reso meglio l'atmosfera, in quanto non illuminava tutto attorno al personaggio, ma lungo un cono davanti a lui. Come in Diablo e al contrario di Hellgate London, i dungeon sono generati solo a inizio partita e non ad ogni riavvio del gioco, con l'intento, secondo lo sviluppatore, di permettere al giocatore di memorizzare i percorsi labirintici in cui si deve muovere. Questa mod è gratuita. La potete, se volete, scaricare dal link che ho messo in descrizione. Per essere utilizzata richiede, oltre a Doom 3, anche la sua espansione Resurrection of Evil e le patch di Doom 3 fino alla 1.3.1. Se non avrete tutte queste cose installate, la mod non funzionerà. Per trovare questa mod online ci ho messo una vita. Infatti l'hoster utilizzato dallo sviluppatore è ormai da anni offline, quindi ho dovuto farmi in 4 per trovare un installer funzionante. Tuttavia, l'unico installer che sono riuscito a trovare è quello per Windows, ma dovrebbero esisterne anche delle versioni per Mac e Linux. Nel caso qualcuno possedesse tali versioni della mod, lo invito a contattarmi. Provvederò io stesso a ricaricarle sul mio Mega e a renderle disponibili per tutti. Per scaricare da Mega, nel caso il vostro provider lo blocchi, cambiate i DNS usando la guida che trovate anch'essa in descrizione, assieme a un'intervista in inglese fatta anni fa allo sviluppatore su ModDB. Ora vediamo la modalità avventura e la seconda classe, il mago. Come in ogni gioco di ruolo, non può mancare una classe magica nemmeno qui. La modalità avventura, al contrario della modalità sfida, prevede inoltre uno sviluppo del proprio personaggio raccogliendo punti esperienza e oro, per comprare equipaggiamento, armi ed oggetti. Ogni partita inizia quindi come in modalità sfida con le medesime scelte per quanto riguarda i punti status, che ora vedremo più in dettaglio. Razze diverse comportano una distribuzione dei punti status iniziali differente, a cui se ne dovranno aggiungere poi altri 10 a piacimento.
Questi punti possono influire sulla forza del personaggio, che regola la potenza delle armi da fuoco, sull'intelligenza, che dà maggiore mana, sulla destrezza, che influenza la velocità di movimento, sulla saggezza che fa guadagnare più velocemente punti esperienza e sulla vitalità che fa rigenerare più velocemente la stamina. Oltre a ciò, il numero e il tipo di punti status influenza le abilità imparabili da ogni classe, così come le armi da fuoco equipaggiabili dal combattente. I punti status vanno scelti con molta cura in quanto ne verranno forniti solo altri 4 nella partita, cioè uno in più per ogni boss sconfitto nei dungeon. Una volta fatte queste scelte ci si ritroverà alle porte della città di Aziris, con l'intento di farsi una nuova vita, dopo essersi lasciati tutto alle spalle. Nella città troverete uno shop sulla destra, degli NPC con delle quest sulla sinistra dell'ingresso e di fronte a voi, in cima alla struttura, un teletrasporto per tornare nei luoghi già visitati velocemente. Una volta in città, se siete un combattente, rifornitevi subito di armi e munizioni allo shop. In tal caso tenete conto che se rimarrete senza munizioni in giro verrete fatti fuori molto rapidamente. Quindi rifornitevi sempre bene. Il mago, invece delle munizioni, per usare le magie usa la mana. La mana si rigenera col tempo, con le pozioni apposite o usando il guaritore che trovate vicino all'NPC delle quest. Un altro guaritore lì di fianco ripristina pure la salute. Come avete appena visto, per imparare le magie dovrete usare i punti abilità. Per accedere e uscire dal menu di upgrade del personaggio vi basterà premere Tab. Qui potrete assegnare punti abilità dal menu abilità premendo Select dopo aver cliccato la magia scelta. Per assegnare poi una magia a uno slot numerico del menu in basso basta cliccare su Assigni e poi sullo slot corrispondente in basso. A ogni level up il personaggio guadagnerà 2 punti abilità così spendibili. La stessa funzione di Assigni si può usare anche per disporre gli oggetti dal relativo menu nell'inventario rapido. È importante inoltre comprare anche torce e lanterne per illuminare l'ambiente nei dungeon di notte. Le magie, come potete vedere, sono generalmente meno potenti delle armi da fuoco, ma si possono migliorare assegnandogli più punti abilità. Il mio obiettivo ora è completare la quest che mi ha dato l'NPC prima. Devo, al calar della notte, raccogliere da una casa una rosa che risplende nell'oscurità e riportargliela indietro in modo che possa poi regalarla a una donna per dimostrargli il suo coraggio, col culo degli altri. Il mio piano è arrivare alle coordinate X3Y3 di giorno, in modo da vedere dove metto i piedi, raccogliere la rosa quando cala la sera e quindi tornare in città. Questa è solo la prima quest, ma il terreno accidentato di notte è una bella sfida, visto che non si vede un cazzo e che c'è il danno da caduta finendo nei crepacci. Le magie si usano come gli oggetti premendo il relativo numero dell'inventario rapido o premendo semplicemente il tasto destro del mouse per usare quella nel primo slot. Ecco la casa. Sta anche calando la notte, ora dovrei riuscire a prendere la rosa. È sempre un casino tornare a casa dopo aver raccolto la rosa. Guardate come si vede di merda con una torcia di notte all'aperto. Di notte inoltre i mostri diventano molto più potenti. L'unico vantaggio della notte è che per loro è più difficile rilevarti. Dopo essere morti potrete ricominciare la partita dall'ultimo checkpoint cliccando su Restart oppure andando su Load Game. Consiglio di usare questa seconda opzione visto che l'opzione ricomincia, almeno a me, fa crashare il gioco. Oltre ad alcuni crash, il gioco ha anche alcune altre pecche, fra cui i menu che a volte non funzionano e anche il fatto che Aziris nel mondo di gioco, come potete vedere, non esiste. Sembra ridicolo ma è così. Per entrare in città infatti dovrete trovare la porta e ci verrete teletrasportati dentro, ma se proverete a girare attorno alle mura e per caso queste confinano con delle alture, voi potrete scavalcarle per trovarvi ancora una volta in una landa desolata. Questo bug, che sembra essere di poco conto all'apparenza, in realtà corredato dalla mancanza di una mappa è parecchio fastidioso. Infatti, se vi avventurerete dentro le mura, le coordinate mostrate in basso a destra indicheranno il centro della mappa, cioè dove si trova la città, ma in città voi non sarete e dovrete rigirarvi tutte le mura per trovare l'ingresso, diventando scemi. In ogni caso ci sono sparsi per la mappa anche altri teletrasporti che portano in città.
se avete culo di trovarli, usateli. In generale, è bene ricordare che la porta della città è situata nelle mura che danno verso sud e che dalla porta parte la strada che porta al dungeon. Una volta che completerete una quest, dovrete tornare dall'NPC di turno per ricevere la ricompensa. Questa può dare oro, punti esperienza e anche cambiare il vostro atteggiamento nei confronti degli altri. A seconda di ciò che farete in gioco, infatti, potrete apparire buoni, cattivi o neutrali, e questa caratteristica è visibile nell'indicatore in alto a sinistra. A detta dello sviluppatore, a seconda del vostro atteggiamento incontrerete nemici diversi e il gioco acquisirà diverse pieghe. Negli shop potrete anche comprare pergamene, che contengono incantesimi, e oggetti di equipaggiamento, che consentono di aumentare l'armatura del personaggio e anche di influenzare il numero di punti status. Il mago, oltre ad usare le magie, può anche evocare dei mostri per aiutarlo. I Pinky. Alcuni di questi mostri li sfiderete anche in partita come nemici. Il mago inoltre accumula più velocemente mana e punti esperienza delle altre classi. Un'ulteriore classe, che non tratterò, ibrida tra mago e combattente è il combattente psichico. Questo può usare non solo tutte le magie, ma anche alcune armi da fuoco. Per essere precisi, può usare solo la pistola, il fucile e la mitragliatrice. In compenso è la classe che impara più lentamente e che ricarica anche la mana in maniera più lenta. La stamina, che ancora non ho citato, consente invece di correre e si recupera stando fermi. L'ultima cosa che vediamo riguardante la modalità avventura è come equipaggiare gli oggetti. Andando nel menu del personaggio premendo Tab, e quindi nell'apposita scheda, vi basterà selezionare ciò che volete equipaggiare, cliccare su Select e quindi sulla parte del corpo richiesta. Gli oggetti si possono, come visto prima, comprare allo shop, ma anche trovare nei dungeon. Per togliere un oggetto equipaggiato, vi basterà premere un Equip. Ora vediamo l'ultima modalità di gioco, l'arena. In questa modalità il vostro obiettivo è semplicemente sopravvivere il più a lungo possibile a orde di nemici senza mai morire in una mappa fissa. Con l'occasione vediamo anche la terza classe, il ninja. Il ninja usa solo armi corpo a corpo. Ha quindi il vantaggio di non finire mai le munizioni ed inoltre guadagna più punti vita usando le pozioni. Ma giocare col ninja non è come a prima vista si potrebbe pensare, solo zappare mostri, come avviene in molti altri RPG. In questa mod infatti lo sviluppatore si è sbizzarrito dando a questo personaggio anche delle combo, attivabili premendo alcuni tasti in sequenza, in un modo che ricorda alcuni vecchi giochi picchiaduro. Le principali combo sono quelle evasive, attivabili premendo due volte tutti i tasti direzionali tranne W, che consentono di schivare i colpi dei nemici. Un'altra combo importante è un salto che si può fare premendo due volte avanti, saltando e poi cliccando il tasto sinistro del mouse per colpire il nemico con la spada. Con questa combo ad esempio potrete colpire con dei lampi magici anche i nemici intorno a voi. Lo sviluppatore ha solo dichiarato l'esistenza di queste 4 combo, le altre le lascia scoprire al giocatore nel menu accessibile premendo Tab. Purtroppo in questo video non sono riuscito a farne neanche una, sono sempre stato scarso ai picchiaduro. Per cambiare spada fra quelle in possesso basta premere i tasti Z e X, spade diverse hanno ovviamente proprietà differenti. Per finire il video vediamo la classe preferita dal Joker. Il Card Master. Non so cosa sia passato per la testa dello sviluppatore quando ha solo pensato come progettare questa classe, ma il risultato che ha ottenuto non l'ho finora trovato in nessun videogioco mai provato in vita mia. In pratica prendete un gioco di carte da tavolo e fondetelo con un FPS e un gioco di ruolo al computer per trasformare Doom 3 in un gioco strategico unico nel suo genere. Il Card Master si usa così. A inizio partita vi sarà assegnato un set di carte casuali. Queste carte in modalità avventura possono anche essere scambiate nello shop. Il Card Master non acquisisce punti esperienza e non può equipaggiare alcuna arma o oggetto. L'unica cosa che ha sono le sue carte. Usando le sue carte può infatti rifornirsi di qualunque arma o magia, curarsi o anche attivare dei potenziamenti. Questa classe ha anche una gestione della mana completamente differente dalle altre. Infatti i tipi di mana utilizzabili dal Card Master sono 4.
rossa, blu, vita e morte. Il Card Master per attivare una carta dovrà utilizzare la mana che questa richiede. Le carte vengono poi sorteggiate casualmente nell'inventario rapido nel corso della partita da un mazzo creato dal giocatore a partire dalle carte in suo possesso. E per utilizzarle basterà premere il numero corrispondente. Per incrementare il limite massimo di mana di ogni tipo in proprio possesso, mostrato in alto a destra, il giocatore dovrà giocare le carte mana. Una volta giocate, la mana di un certo tipo aumenterà nel tempo fino a un limite dipendente dal numero e dal tipo di carte mana giocate. È molto importante la scelta delle carte da includere nel mazzo per fare in modo da un lato di avere sempre potenza di fuoco e dall'altro di non rimanere mai a corto di mana o di salute. Affrontando diversi tipi di nemici è quindi opportuno scegliere mazzi fatti in modo diverso. Una volta passato un tot di tempo, le carte verranno rimischiate divenendo riutilizzabili e tutta la mana in possesso del giocatore riazzerata. Ovviamente tutta questa trafila da giocatore di poker dovrete farla mentre sparerete ai nemici con armi e magie. Questa classe personalmente mi piace tantissimo in quanto è la più complicata da usare, non esiste un suo analogo che sappia in altri giochi, permette di utilizzare tutte le armi e magie fin da subito e richiede una mente multitasking. Unica pecca di questa modalità è come vedete la presenza di tempi morti in alcune partite. Per concludere la recensione, ritengo Dungeon Doom una mod interessante ed unica nel suo genere. Dove mi aspettavo di trovare solo un analogo di Oblige fatto per Doom 3, ho trovato un gioco praticamente rifatto, con un gameplay difficile, complesso da giocare e che amalgama in modo stupefacente generi anche molto diversi, senza risultare un mix in cui questi sono funzionalmente separati. Al contrario tutti i singoli aspetti di questo gioco. FPS, horror, roguelike, RPG, picchiaduro a gioco di carte, si amalgamano in qualcosa di unico ed irripetibile, come è la classe Card Master. Veramente complimenti per l'originalità al creatore di questa mod. Uniche pecche sono ovviamente i bug che ho citato, ma credo che, per l'opera che ci troviamo davanti, siano seppur fastidiosi qualcosa che non fa ombra su questo capolavoro. Ovviamente, come tutte le cose belle a questo mondo, anche questa mod, troppo complicata per il giocatore nabo medio, è stata abbandonata dal suo sviluppatore e non è più supportata da nessuno. Io con questo video proverò a farla conoscere e a riportarla in vita, in modo che serva da faro per tutti gli sviluppatori indie di buona volontà. Arrivederci alla prossima.